Oggi facciamo la pasta di silicone. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Ancora paste modellabili su Arte per te. Oggi una pasta modernissima, una delle ultime create, la pasta di silicone. Quelle per fare gli stampini per le creazioni in resina o in gesso, una pasta per appunto stampi. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra pasta di silicone. Un silicone in tubo. Io l'ho preso bianco, c'è anche trasparente, è indifferente. Poi una pistola per estrarre il silicone dal tubo, tutto questo lo trovate in ferramenta, dell'olio di vasillina che può essere anche olio Johnson, che può essere anche del comunissimo olio di semi, ce ne occorrerà qualche goccia, della fecola di patate o dell'amido di mais, è indifferente, ci occorrerà anche un taglierino, un recipiente plastico o vitreo che non utilizzerete comunque poi per gli alimenti e una spatolina o un coltellino che non userete per poi gli alimenti ovviamente. Dopodiché faremo insieme anche i calchi, gli stampi, di conseguenza ci occorreranno degli oggetti da duplicare con cui dare la forma a questi stampi e io ho preso degli oggetti di variegatissima forma, da oggetti più preziosi come un cameo a una statuina della Thun, insomma vari oggettini, un tubetto, duplicheremo vari oggetti, ma questo lo vedremo nella seconda parte del video. Intanto creiamo questa pasta di silicone. Allora, cominciamo a rovesciare all'interno della nostra bacinella un po' di silicone. Io ne metto un bel po' perché voglio fare un bel po' di pasta, ma fate conto che di solito la proporzione è 1 a 2 rispetto all'amido o alla fecola, quindi una quantità di silicone e 2 di amido di fecola, certe volte anche 3, quindi dipende dalla durezza che volete abbia la vostra pasta di silicone, è una cosa che valuterete assolutamente ad occhio. Metto la fecola, qualche goccino di olio, un mezzo cucchiaino per intenderci, voilà, e comincio a miscelare i miei ingredienti, dopodiché proseguo con le mani perché voglio proprio inglobare tutto l'amido alla pasta. In pratica dovrete fermarvi dall'amalgamare l'amido al silicone quando il silicone non ne ingloberà più nella massa, finché lo sentirete un po' appiccicaticcio, vedete che si appiccica alle mani e ancora ingloba polvere, e allora continuate a formare il panetto. Ok, la nostra pasta è pronta, adesso possiamo farne dei calchi, guardate, ne prendo un pezzetto, la lavoro ben bene, potete creare una cassaforma inserendola in una scatolina o semplicemente usandola così, lisciate bene la superficie, quindi prendete un oggetto che volete duplicare, nel mio caso una bella chiave antica, e pigiatela dentro. Ok, mettete da parte e lasciate asciugare. Facciamo un altro stampino ben bene, creiamo un bel panetto stretto e lungo, perché ora magari creo un modulo decorativo e vedete come questi calchi possono essere usati per la creatività, per lo scrap, per gli abbellimenti appunto creativi più spiccioli, così come anche nel restauro per rifare delle parti magari mancanti di un pezzo, e sono dei calchi molto 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 validi perché sono flessibili, sono morbidi. Prendo una vecchia collana di poco conto, non sono per le vere, non vi preoccupate, e vado ad infilarle all'interno così del modulo.
più o meno tutte alla stessa altezza, mi raccomando, l'unica accortezza che dovete avere è questa, e facciamo asciugare così. Per esempio, invece di sacrificare dei Lego veri, possiamo farci dei calchi dei Lego dei nostri figli e così adornare degli angolini delle cornici per alcune bomboniere, ad esempio. E piano piano inseriamo il mattoncino all'interno e facciamolo asciugare così. Per fare un calco a tutto tondo, invece, inserisco il silicone all'interno di un bicchiere di carta, così, e cerco appunto di riempirne ogni spazio del bicchiere, va bene? Quindi una volta riempito calo dentro il mio soggetto, riempingo ben bene i bordi. Scusate il caos cittadino, ma c'è troppo caldo per stare con le finestre chiuse e Catania è una città super rumorosa. Faccio asciugare così. Ho messo il doppio bicchiere perché il mio si è spaccato pigiando. Voi, se avete un bicchiere di plastica dura, usate quello. E voilà, calco a tutto tondo. Sono trascorse 3 ore da quando ho messo le forme in stampo. Adesso vediamo se riusciamo a tirarle fuori. Allora, vi faccio vedere, lo stampo è abbastanza flessibile, quindi basterà appunto piegare leggermente, visto, e uscire. Voilà la chiave, e all'interno sarà rimasta l'orma in negativo di quello che abbiamo messo, in modo che se io per qualche abbellimento, per qualche lavoro di restauro volessi riprodurre la forma, potrei tranquillamente rifarlo così. Naturalmente con cosa? Con resina, con pasta di gesso, con stucco, con pasta di legno, con tutte le paste per colatura, insomma, vanno bene tutte le paste per colatura. Fantastico questo metodo. Quindi chiave fatta. Bottoni 2, e anche i bottoni ci sono, eccoli qua. E anche questi per abbellimenti da scrapbooking vanno benissimo. Andiamo con lo stampino a pressione del cuoricino. Vediamo se è venuto o se è rimasto in qualche maniera appiccicato. E voilà, perfetto! Guardate, vi avvicino. Guardate la precisione del decoro. Perfetto, molto bello. Andiamo al mio cameo. Ok, qui allargo e tiro via. Voilà, stupendo, guardate. Immaginate che bei fregi si possano fare con questo stampo, per antichizzare un oggetto, per mettere un cameo appunto, magari, che ne so, ad un portagioie. Bellissimo. Andiamo ai Lego. 1, 2, è uscito, vediamo. Perfetto, c'è pure la scrittina Lego dentro, questa qua dei, alla sommità dei, degli spuntoni, diciamo così. Non so se riuscite, eccola, la vedete? Proprio è perfetto questo. Immaginate per ornare delle cornici per una stanza di un bambino, per la festa del papà. Insomma, poi tutti questi stampi li useremo insieme, quindi ne vedremo l'applicazione. Fantastici. Ah, questa è la collana di perle, la prima che ho tolto per vedere se erano asciutti. Guardate che bella asticella decorativa che mi sono fatta. Immaginatela come per filo di una scatoletta, immaginatela come per filo di un bigliettino. Veramente versatile questo metodo di fare gli stampi, perché può essere una cosa utilizzabile sia dai ragazzi che dagli adulti per cose più serie dell'ambito lavorativo. Vediamo la pecorella ed eccola anche lei. Guardate poi che lucido che è l'interno, è bellissimo questo stampo, perché la lucidità dell'interno darà anche la lucidità al pezzo che sformerete. E adesso proviamo. Questo era un po' un tarnallotto. Perfetto, guardate, con tutte le ammaccature del tubetto. Meraviglioso, meraviglioso. Mi sto divertendo un mondo. Ultimo, quello con tutti gli rigori, il mio cameo. Voilà.
Potremmo tirarlo fuori o sarà rimasto appiccicato? Questo era un po' più rognosetto ed è venuto perfetto. Perfetto. Ed era più rognosetto perché aveva, vi faccio vedere, tutte queste parti che sono bucherellate e le ha prese tutte, guardate, sono tutte prese. Quindi quando io farò il calco, questo magari appunto ha più colori, quindi uno strato di un colore, faccio asciugare e metto il secondo strato e poi il terzo strato, proprio com'è l'originale, ma magari fatto anche in più e più colori, verrà esattamente lo stesso. Ho tolto il bicchiere di plastica perché ovviamente per far asciugare il silicone doveva prendere aria. Si taglia ben bene dritto lo stampo, così, facendo attenzione a non rovinare la statuetta dentro ovviamente. Praticate le due incisioni per farlo uscire, basterà poi riunirlo sempre con o poco poco di silicone in mezzo, oppure quando fate il calco basterà stringerlo sempre o dentro un bicchiere di carta, e vi conviene lasciarlo aperto perché così poi quando dovrete sformare vi basterà allargare leggermente e prendere l'oggettino. Quando creerete degli oggetti per colatura, mi raccomando, versate fino all'orlo la miscela che volete far indurire qua dentro, che sia gesso, resina, quello che volete, lasciatela in posa una decina di minuti, quindi rovesciate l'eccesso centrale in modo che la figurina vi venga leggera con il foro al centro e non piena, se no viene una pietra enorme. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un pollice in su. Per asciugare il silicone ci sta dalle 2-3 ore alle 6 ore al massimo, quindi divertitevi, create i vostri stampi, usateli con il materiale che più desiderate, che sia la resina piuttosto che le paste nobili per i calchi, quindi la pastiglia piuttosto che lo stucco e via discorrendo. Fatemi vedere cosa creerete e noi ci vediamo dopo le foto. Questa pasta, quindi provate a rifarla, e se avrete bisogno di uno stampo, di un calco, questa è la pasta che fa per voi. Se il video vi è piaciuto, regalatevi un bel pollice in su e condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Ragazzi, io mi sto liquefacendo, quindi faccio presto a salutarvi, vi auguro una buona estate e noi ci rivediamo prestissimo sempre qui. La ombretta è d'arte per te, è tutto.